A Teramo continuano i preparativi per i grandi eventi del Capodanno che si apriranno con DJ Asco nella serata di San Silvestro. Cresce particolarmente l'attesa per il concerto del 1 gennaio, quando sul palco di Piazza Martiri salirà Elodie. Considerata la regina del pop italiano, l'artista ha partecipato in gara a 3 festival di Sanremo, oltre ad aver assunto il ruolo di co-conduttrice nella seconda serata dell'edizione 2021. Uno si è già svolto, un concerto di Max Gazzè al Teatro Comunale, organizzato insieme alla Riccitelli, che ringrazio, ed è un programma che fa di Teramo anche quest'anno il Capodanno, la città del Capodanno d'Abruzzo, con una programmazione importante, significativa, io direi straordinaria per i tempi che stiamo vivendo. Ci prepariamo quindi al 31 con la notte di Capodanno con il DJ Asco e Symphony of Chaos. Sarà un'iniziativa ovviamente libera, aperta, gratuita, che ci consentirà di accompagnare l'inizio del nuovo anno insieme nel cuore della nostra città con un bellissimo concerto, e poi i due concerti già comunicati, uno di Elodie, il primo di gennaio, il 2 Daniele Silvestri, due grandissimi artisti, ma un programma completo che ci consente, come dicevo prima, veramente di proporre all'interno del Natale Teramano anche quest'anno una programmazione importante, la più importante d'Abruzzo. Sale anche il numero dei biglietti venduti al prezzo di 25 euro, compresi i diritti di prevendita. Si punta a riempire tutti i 5.000 posti circa disponibili in piazza. Sarà d'ingresso gratuito invece l'esibizione di Daniele Silvestri il 2 gennaio, sempre in Piazza Martiri. Sì, è la capienza della piazza, la capienza ordinaria di piazza Martiri, sulla base anche di quello che la commissione ha stabilito, ma non solo la piazza, ma direi tutta la città, perché ovviamente non è l'evento in sé, il concerto, ma è la programmazione che consente appunto anche di creare un indotto su tutto il territorio e su tutta la città, che si dimostra e si conferma tanto attrattiva anche e soprattutto per queste iniziative, per questi eventi, ma attrattiva anche al di fuori ovviamente del territorio cittadino e provinciale. Ed è questo il vero obiettivo, perché se ragionassimo solo esclusivamente nella logica dell'evento in sé, non coglieremmo, diciamo, l'occasione, l'opportunità che invece dobbiamo raggiungere. Quindi è tanto altro ed è tanto di più. E ancora una volta Teramo si conferma al centro del Capodanno.